Buongiorno, questo video è nato praticamente 10 secondi fa, ho appena visto la live del Cerbero che ha ospitato Big Luca Marketing, Mr. Rip e Marcello Ascani. Secondo me è una delle live come qualità più belle che abbia mai visto. Una live che io non lo seguo molto il Cerbero, però devo dire che spesso ho visto live dove c'era più casino, dove c'era, diciamo, lo scontro. E mi è piaciuto perché, nonostante magari mi aspettassi lo scontro, invece ho avuto l'opportunità di conoscere meglio Big Luca Marketing. E volevo appunto fare questo video perché secondo me bisogna scoprire qualcosa su questo personaggio. E devo dire che quindi mi ha fatto un'impressione positiva, ha detto delle cose molto interessanti e devo dire partivo io con un giudizio nei suoi confronti di quello che magari si dipinge più competente di quello che è. Ok, però adesso mi spiego un po' quello che lui ha fatto e cerco di spiegarlo anche a voi perché mi dispiace che venga visto col pregiudizio. Ragazzi, nella chat del Cerbero c'è stato molto pregiudizio e io immagino che possa essere così perché una persona che magari, poi non lo sappiamo se lui era ricco veramente, però una persona che ostenta questa cosa ci fa, diciamo, ci invidiamo perché la realtà è che questa cosa ce l'abbiamo dentro noi. Noi praticamente abbiamo paura di ostentare, paura di goderci magari la bellezza della vita. E io ero così, cioè io quando nel 2017-2018 mi apparve Big Luca, ero colpito proprio da questa invidia nei suoi confronti. Dico, guarda questo qua. E allora la mente sicuramente cercherà tutti i modi per non soffrire di questa invidia. Quale può essere una strategia? Quello di convincerci che lui è un truffatore, quindi non è realmente ricco. Quindi possiamo dire che lui è ricco, però magari è cattivo. Cioè, cerchiamo tutti i modi di non soffrire. Invece noi dobbiamo prendere la verità è di una persona che sta bene. Si vede che sta bene perché è sempre in posti diversi. Poi magari non è ricchissimo, però quei soldi li avrà per essere in quei posti. Ma secondo me è anche ricco, e ve lo spiegherò dopo questo qua. Però, cioè, noi prendiamo quella persona e dobbiamo vedere, cioè la realtà, lui non ha problemi a dire determinate cose, lui non è politically correct, non è uno che si fa problemi a dire sono ricco, sono contento di poter guidare una Ferrari, sono contento di poter abitare in una grande villa a Dubai. Questa cosa a noi cazzo ci fa imbestialire perché cazzo, vedi, c'è cioè, quella persona che è ricca però non fa l'umile. Perché ti sbatte la tua povertà e la tua incapacità di essere, di sentirti ricco. Perché, ragazzi, tra essere ricco, come insegna Salvatore Brizzi, diciamo, sentirsi ricco ce n'è differenza. E io vi consiglio, vi diciamo, auguro la seconda. Perché il sentirsi ricco è quello che ha detto Big Luca, cioè non preoccuparsi dei soldi, ragazzi. Cioè, se tu hai 1 milione di euro e comunque sei preoccupato di spendere 10 euro perché poi non sei più milionario e sei, diciamo, sempre alla ricerca del risparmio, giusto per avere quel numero, praticamente la tua vita è una vita fatta di ansia. Ok, quindi meglio uno che ha meno soldi, molti meno soldi, però sente dentro di sé quel potere che anche se rimanesse povero non glielo toglie nessuno. Quella grazia della persona che non è preoccupata di spendere. Questi sono concetti che, cioè, molti non lo vedono questo coso perché ancora magari non sono pronti ad avere
un determinato livello di conoscenza, di consapevolezza su questo punto, sui soldi. Infatti è difficile comunque arrivare, perché comunque devi soffrire. Anche lui l'ha detto che cioè, molti suoi studenti reagiscono male, perché praticamente siamo abituati alla povertà, siamo abituati comunque a vedere la ricchezza come una cosa brutta. È tutta una manipolazione, ragazzi, lasciatemelo dire, manipolazione della chiesa, della scuola, della famiglia, che ti dice che sognare in grande, essere ricco è quasi una cosa sbagliata, che uno deve limitarsi, ma invece no, uno deve seguire la propria, cioè il proprio cuore, quello che sente. Dette queste due cazzate, cioè io veramente voglio fare, cioè, i complimenti al Cerbero per aver organizzato questa cosa, che magari l'aveva organizzata per blastare, per trovare un nuovo Riccardo Losario, Riccardo Rosario, che, ma in realtà non ci è riuscito, secondo me, per chi? Cioè, per me ha trovato un nuovo cliente. Io ho pochi soldi, però se avessi tanti soldi lo consulterei, perché a me è piaciuto molto il suo modo di ragionare. Ragazzi, sono cose che uno percepisce, e secondo me lui molte cose le sa. Poi non mi è importato molto sulla competenza, sul marketing, quelle cose le avrà sicuramente, perché quando uno, cioè, quando una persona lavora in un certo modo, di conseguenza arrivano le conoscenze, arrivano i soldi. Ragazzi, noi dobbiamo metterci chiaramente in testa una cosa, che non è tanto il fatto che lui magari era ricco, già di famiglia, come tante volte per esempio si dice di altri che hanno fatto i miliardi. Cioè, non è questo, raga, che è la differenza tra voi e un Big Luca oppure uno Steve Jobs, oppure anche Elon Musk. La differenza è che loro, cazzo, vi battono in quanto a concentrazione, in quanto a determinazione, in quanto a sacrificio. Provate voi una settimana a stare nella vita di Big Luca, perché c'è praticamente, c'è il bello, ma c'è anche il brutto. Cioè, il brutto significa che comunque tu quel lavoro lo devi fare anche se lo odi. E devi, diciamo, farlo con, non preso dall'euforia e dalla malinconia, ma lo devi fare tipo come un robot. Ti alzi la mattina e le segui. Anche perché poi, ragazzi, l'euforia finisce. Lui non ne ha parlato, ma forse ne ha accennato. Ecco, però, praticamente, noi desideriamo la ricchezza perché vogliamo sentire quel potere che si può ottenere anche se tu non sei ricco, ok? In parte io questa cosa l'ho sviluppata nella mia povertà, perché mi sono detto che non deve più decidere il prezzo. Se una cosa mi piace la compro, a parte che, cioè, non compro, se mi piace quella cosa io la compro, però non è che vado a comprare quella cosa che costa il doppio. Cioè, non voglio fare sprechi, però voglio la massima qualità, quella che credo che sia adeguata per me. Non voglio dire ah, quella cosa no, perché il prezzo non deve decidere. Quindi, cioè, una persona che ha quella ricchezza, quel potere, non è che gli dura sempre. Non è che gli dura sempre per sempre. A un certo punto quelle cose diventano naturali. E poi, in realtà, diciamo che la ricchezza ti viene data come grande responsabilità. Lui che responsabilità? Il fatto che, da quel che lui dice, è una persona che ha portato degli elementi di marketing dall'America all'Italia, quindi ha questa, diciamo, responsabilità. Lui ci rappresenta un perno per quanto riguarda il marketing. Quindi, cioè, gli viene commisurato il guadagno rispetto a quelle che sono le sue responsabilità, ma anche a quello che, diciamo, ragazzi, è il suo stile di vita. Cioè, magari lui, che ne so, lavora 14 ore al giorno, deve prendere delle decisioni importanti. Noi cosa potremmo fare se fossimo al loro posto? Magari faremmo fallire la sua azienda nel giro di poco, perché, cioè, ragazzi, nel leader ci devono essere delle qualità, cioè deve essere leader, ragazzo, imperturbabile. Pensa che magari, che ne so,
tu devi prendere delle decisioni e che ne so, devi spendere 100.000 euro nella pubblicità, però cazzo, siccome ti sembrano tanti, visto che magari non hai mai guadagnato dal fare quelle pubblicità, allora dici, vabbè, 100.000 euro non li spendo, spendo 10.000 euro. E magari perdi quell'opportunità che ti farà guadagnare ancora di più. Poi, che ne so, invece di spendere 1.000 euro su una cosa, che ne so, tipo, siccome ti trovi il manager migliore del mondo, gli dai 2 milioni di euro all'anno, anziché trovare un manager discreto, gli dai 100.000 euro all'anno e così risparmi. Proprio perché, cioè, oltre alle conoscenze, ma comunque c'è molta insicurezza nelle decisioni che prenderesti. Quindi, questa secondo me è la mia interpretazione diciamo, di quello che è Big Luca. Sbaglierò? Amen. Però io volevo fare questo video e qui siamo alla conclusione, insomma, perché ho notato che c'è molti segnali negativi da Big Luca, che invece dovrebbe essere preso d'esempio. Grazie e ciao.